Cominciamo a parlare dell'amore verso questo sport, mm. quando hai iniziato? Eh, con una squadra, quindi in, cioè in una società a 13 anni, però è da quando sono nata che prendo a calcio un pallone, quindi in realtà da sempre. Senti, eh, ti è, qualcuno è, ti è stato vicino, ti ha favorito in questo tuo amore verso il calcio? Sì, io fortunatamente a livello familiare non ho avuto nessun uh, limite, anzi i miei genitori sono stati i primi sostenitori e quindi mi hanno sempre accompagnato da quando uh, ho iniziato e precedentemente comunque già giocava mia sorella, quindi diciamo che io ero proprio la mascotte della squadra quando ero piccolina. Senti, eh, in tutto questo il momento dove veramente ti sei sentita una giocatrice beh sicuramente aver disputato la partita a Scudetto allo stadio al Franchi in mezzo insomma sotto circa 8000 persone ecco quello forse è stato veramente la realizzazione di un qualcosa di unico e forse anche importante che ti ha messo non ti dico a livello di, dei grandi giocatori però comunque in uno scenario che hai respirato quell'aria seria, importante da... bella, molto emozionante se ancora ci penso qualcosa hai giocato nella Fiorentina? sì esatto ho sempre giocato a Firenze poi nel 2015 la società del Firenze è stata acquisita da, dalla Fiorentina e da lì è iniziato il percorso della Fiorentina di oggi senti eh, lo, i franchi che sensazioni ti ha dato? Eh, giocare al Franchi è sempre stato un'emozione, ho avuto la fortuna di giocarci anche prima del, eh, diciamo di poi vestire no, la maglia ufficiale della Fiorentina, però effettivamente quella partita lì era, è stato un tripudio di emozioni. Eh, noi siamo entrati eh, già con, eh, non ti dico la vittoria in tasca, ma c'era un'adrenalina in corpo che non poteva andare diversamente. Il tuo ruolo? centrocampista, da una vita ormai, in mezzo a correre a destra, manca su e giù. Sei quei centrocampisti che poi magari picchiano anche. Quando serve, sì. Senti, l'arrivo ad Arezzo, come è stato? L'arrivo ad Arezzo in realtà è stato un po' una sorpresa perché io avevo deciso di, di smettere perché comunque sia è più, non è più pensabile di, per quanto riguarda soprattutto la Serie A riuscire a codiovare lavoro e, e sport. O fai l'uno o fai l'altro per poter stare a alti livelli. E quindi niente, avevo smesso, ero venuta qua ad accompagnare alcune mie compagne che venivano insomma a iniziare questa, questa nuova avventura e poi ci sono cascata perché è bastato rivedere un campo verde, 4-5 palloni... E ho detto, va bene, ok, dai. E questa è pura passione per uno sport che è il più bello del mondo e che in Italia alla fine è lo sport più seguito in assoluto. Quindi, nel momento in cui ha una risonanza così importante, fin da quando si è piccoli, che, si sia, che siamo maschi, siamo femmine, è uguale. Cioè lo sport è sport, non ha, non ha divisione di genere. Senti, un'altra cosa importante. È... C'è un giocatore nella tua vita che giocava a centrocampo e che ti sarebbe piaciuto somigliare? Oddio, in realtà il giocatore simbolo, indipendentemente dal ruolo, per me è Baggio, sia come giocatore che come persona. Quindi, ecco, lui è l'idolo indiscusso. Quest'anno avete cominciato benissimo. E, tra l'altro, Venite da una grande vittoria in un campo di un avversario ostico? Sì, abbiamo comunque incontrato la capolista, abbiamo vinto, è stata una partita difficile, è stata una partita di sacrificio. Siamo andate in svantaggio, poi siamo riusciti a ribaltare la situazione e poi sul finale, comunque, loro hanno, sono stato bravi a riprendere un po' il pallino del gioco. Noi siamo andati un po' in difficoltà, però ecco. È venuto fuori il, il, il gruppo, no? proprio la voglia di, di dire no, questa la vinciamo a tutti i costi. Dove ti sembravano più forti loro? Eh, loro il reparto offensivo è molto... È molto pericoloso perché comunque su una palla sporca, su un errore nostro sono sempre state brave a, a metterci in difficoltà e quindi magari una mancanza di attenzione da parte nostra poteva essere eh, il, il momento per cui loro poi potevano farci veramente male. Ma quanto ti piace! <ride> eh, da morire, <ride> si vede. <ride> Lei? è la guerriera della difesa. Tra l'altro è una combattente nata, ma tutta questa forza, questo spirito eh, è stato si, sin da subito, fino a quando hai cominciato ad amare il calcio. Sì, 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 sì. Diciamo che mh, penso di essere nata con questa passione. Io ho iniziato a camminare all'età di dieci mesi, questo ovviamente me l'ha raccontato mia mamma, eh, perché ho visto rotolare il pallone e nessuno lo andava a prendere, al che mi sono alzata e ho iniziato a correre dietro il pallone. E, e da lì non l'ho più mollato, e ho iniziato a giocare con i maschi, ovviamente eh, subito c'è stato un po' di scalpore, no? c'è una donna con i ragazzi, però poi mi hanno sempre, sempre rispettato, sono sempre stata quella che vedete ora, ero anche da piccola. Senti, i tuoi inizi, in quale squadra hai cominciato a tirare i primi calci? Allora, i miei primi calci eh, li ho tirati con appunto, una squadra di ragazzi, la squadra del paese, l'US Saturno Calcio, che ringrazio tantissimo perché mi ha permesso di giocare con i ragazzi. Ci sono società che alla fine non permettono a noi donne di giocare, invece loro mi hanno accolto subito e mi sono sentita a casa. Ho passato sette anni lì e dopodiché sono passata nel calcio femminile alla Reggiana, che è l'odierno Sassuolo femminile. Ho fatto quattro anni tra settore giovanile under 15 Primavera e. E poi ho giocato tre anni in prima squadra in serie B, raggiungendo la promozione in Serie A. E poi sono andato un anno a Ravenna, due anni al Florenzia e ora è il secondo anno qui ad Arezzo. Senti, eh, parliamo dei primi anni a quella che è ora attualmente il Sassuolo. Eh, che tempi erano rispetto ad oggi? Erano sicuramente tempi diversi, però quando ho messo piede al campo della Reggiana mi sono sentita fin da subito una calciatrice. La Reggiana ha una storia importante dietro, è stata in Serie A diversi anni, ha vinto diversi scudetti, diverse Coppe Italia e quindi diciamo che il comportamento e la rigidità erano quelli di una squadra da Serie A professionistica nonostante erano retrocessi per fallimento e mancanza di soldi in Serie C. Ehm, sono stati anni fantastici in cui mi hanno formato e mi hanno cambiato tantissimo. Se sono quella che sono ora devo ringraziare tanto quella società. In Serie B che cosa trovavi di diverso da quel campionato che c'è ora? Perché tutti dicono che il calcio femminile è molto migliorato. La serie B di qualche anno fa quando ero alla Reggiana è totalmente diversa dalla serie B attuale. La serie B di allora era gironi, c'erano, non mi ricordo bene se tre o quattro gironi comunque divisi per, per l'Italia come è attualmente la serie C. Questo denota il fatto che il, cioè, che il calcio femminile è avanzato nel tempo e si è evoluto. Lo che è ora attualmente il Sassuolo, dicevi che erano altri tempi, probabilmente eh, ora è tutto migliorato il calcio femminile. E si... È assottigliato anche la divisione. Sì, assolutamente. E il calcio femminile è cambiato, si è evoluto: eh, si è assottigliata la differenza il gap che c'erano tra le varie categorie, serie A, serie B e serie C. Eh, attualmente non c'è questo gap enorme, quindi è un bene diciamo, per tutto il movimento. Poi c'è stato, dopo il Sassuolo, che cosa c'è stato? Dopo il Sassuolo c'è stato un anno a Ravenna, eh, un anno in cui ho affrontato il mio primo campionato di Serie A. È stato un anno difficile perché comunque è stato il primo anno fuori casa, lontano dalla mia famiglia, dai miei amici, eh, da tutto ciò che era la mia vita no, prima. Però mh, è stato un anno in cui, che mi ha formato tanto e mi ha fatto capire quello che realmente voglio inseguire ed è quest questo sogno, il sogno del calcio. Senti, quell'epoca là c'erano delle giocatrici che ora sono considerate fenomeni in Serie A? Hai, hai visto qualcosa? Sì, sì, ho avuto l'onore di giocare contro eh, una Juventus, che era il primo anno che si era formata, quindi contro eh, Bonansea, Rosucci, contro una Girelli che giocava nel Brescia. Ehm, Gama, tutte, tutte le ragazze che ora sono in nazionale. Ho avuto l'onore di giocarci contro, ho anche diciamo, guardato come, come giocavano, come affrontavano le varie partite per rubare quello che poi mi poteva servire per il mio futuro. Giocato anche in nazionale? Sì. Eh, ho ricevuto diverse convocazioni in nazionale under 16, under 17 e under 19, quindi ho fatto un po' di, diciamo, di settore giovanile della nazionale, ho avuto l'onore eh, di indossare anche la fascia da capitano in maglia azzurra e abbiamo battuto quella che è la, penso, la nazionale più forte del mondo, la nazionale degli Stati Uniti, è stata un'emozione grandissima e una bellissima esperienza. Sono tutti, tutte piccole cartoline che tu ti porti dietro dentro di te, quando ne parli sorridi, si vede che rivivi quei tempi, quei sogni che si sono realizzati. Senti l'Arezzo, veniamo ad Arezzo. Sei, sei una di quelle che spesso dall'idea che parli di un calcio forse che non c'è più tra i maschi, quello dell'amore per la maglia. Tu combatti fino all'ultimo minuto. Sì, assolutamente. Come hai detto prima, sono tanti sorrisi che rivivo mh, nelle esperienze passate, ma penso che il sorriso più grande attualmente è questa squadra e questa società in cui sono. E ho deciso di rinnovare senza, senza neanche ascoltare magari altre offerte di mercato perché... Mh, mi sento cucita addosso questa maglia e farò di tutto, venderò cara la pelle per, per portare questa società dove merita. Senti, l'ultima battuta è quella della partita che hai appena giocato con la Capolista. È stata una, una, una guerra dove ti sei trovata bene. <ride> sì, è stata, è stata una guerra. Però eh, nel momento in cui eh, abbiamo sofferto dentro al campo, soprattutto eh, nel secondo tempo, ho visto la squadra compatta, unita e, e lì ho capito che ce l'avremmo fatta. Poteva andare avanti anche tre giorni, ma la partita sarebbe finita con un risultato che sorrideva a noi. Sono un grande tifoso tuo, lo sai, e con questo ti saluto. <ride> Grazie mille, spero di non deluderti mai.